just gave you question. What kind of feeling you live, translating, transforming languages, Italian and American? You know, most of us know what we know because of translation. Noi conosciamo. Che cosa noi conosciamo? Per traduzione. Plato, Bibbia, eccetera, eccetera. Te parlo in un grande. Te parlo in raro, una combinazione di grande intellettuale, ma al fondo lui era un poeta. E lui, anche se lui era espulsato dal Partito Comunista, lui potrebbe fuggire il comunismo, ma lui è rimasto un comunista all'ultima soffia. Forse mi penso a presentare il mondo per tante persone che non erano una partita comunista, ma considerano se stesse come comunisti. Pasolini, per esempio, Pasolini per me è l'una delle più grandi poesie scritte nell'ultimo secolo, è La Bella Bandiera. L'ultima sezione di Bella Bandiera, con le ciliegi e il movimento, la bandiera in fusione, quello è l'una delle più grandi poesie in la lingua italiana per me è la più grande sezione di poesia. Tanti italiani non conoscono un po', per esempio, io ho tradotto un grande comunista siciliano pubblicato in Santo Calì di Sicilia, lingua glossa di Sicilia. Santo Calì è quasi non conosciuto. La prima sezione, la prima poesia nel libro Joseph Schirin, il titolo del libro, è una poesia d'amore, forse la più grande poesia d'amore nella lingua italiana, ma non conosciuto perché Santo Calì non è conosciuto. Tu conosci le differenze Italia e Sicilia, ma è grande. E Pasolini è anche un grande poeta, ma anche un intellettuale, ma un intellettuale attivista e un uomo di cinema anche. Ma intellettualità e il cinema per Pasolini attualmente è due linguaggi radicinato in poesia. Okay, I just also read about you, of the Archimedes. Yes. Okay, like the Archimedes, mystic, strong. Arcan è venuto dalla parola arcanum. Arcanum è nel Vaticano, il posto dove dissidente letteratura, occulto letteratura. Io fa cose che tutti i poeti amano, il linguaggio, altri linguaggi, religioso, misticismo. La mia arcani è la trasformazione di quella cosa in un, spero, una declarazione rivoluzionaria. Sì? No, per esempio,
senso. Per esempio, in la poesia io ho scritto sulla le due arcani io ho scritto. In The Chaplin Arcane, questo è un centennale, anniversario, 100 anni. 100 anni, l'ultimo anno è il 100 anni di Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ha fatto la prima cinema in anno 14, l'ultimo set. E così quello è il politico, ma anche perché quando tu scrivi di Charlie Chaplin, tutto il mondo conoscono immediatamente. Perché Charlie forse il più grande uomo di cinema nella storia di cinema. Forse Lamberto Maggiorani è più grande. Tu conosci Lamberto Maggiorani? Tu non conosci? Tu non sei un italiano. No, tu non. Tu conosci Lamberto Maggiorani? No. Io sono uno stanza di forse albanese. Guarda che Lamberto Maggiorani è il padre, il ladri di bicicletta. Oh! Oh! Grazie. Ok. And, prima avevo ascoltato una delle tue poesie, una delle tue bellissime poesie, nella quale purtroppo, essendo arrivato tardi, mi è sfuggito il titolo, in cui c'era questa breve parola, due parole, acqua e sesso. Ah, the sex of water. Yes. Le ultime linee in The Chaplin Arcane. Forse anche mi ha ricordato un po' di Pablo Neruda, la marmellata, bravo. E qui vicino a Napoli abbiamo qualcosa che fa quel rumore là ed è il ragù, quando nella pentola puppeia. Mi è sembrato che fosse anche una sorta di arcano di questo rumore di acqua della casa, del senso del sì, ma l'acqua è usata in tanti sensi. Tu hai ascoltato oggi la poesia Olio e Acqua, e anche Acqua al fine di Arcana di Chaplin. Acqua è basico, acqua è nostro corpo. Ma tante persone non ha acqua. Immagina, in Detroit, la città di Detroit, una moderna città negli Stati Uniti, 35 famiglie non ha acqua. Non ha acqua nella a bere, perché la stupidità del governo capitalista. Ok. The Molly Arcane. The whirling turban of her silver hair that she undid every New Year's Eve for my sister Cynthia and me reached to the floor at our Rapunzel, let down your hair. Me, 7 years old, Sin, 5 years old. And how Grandma Molly would blush as we took grabs of her hair and went over and under each other like making a braid of the Mayday tree she'd slowly spinning turn into. I never saw our babysitter so happy. Certainly not in the pissy staircase and roach-infested sixth-floor tenement flat on Longwood Avenue, where I arrived every Saturday for 7 years to listen to a language I barely understood and watch her in a schmata of a house dress reach into the old brownwood shift robe next to the table
filled with silver stars, purple hearts, medals and insignias, a Nazi wristwatch, a Japanese machete, war trophies of her sons, a photo of President Roosevelt that she'd talk to and yank out, a bottle of schnapps by the neck, open it, throw back her head, and take a deep swig, wiping her mouth with the back of her hand and continuing talking to me, digging into drawers to find things with her abrachavzai, O tongue of Vesnes. Her Yiddish grated down into me and licked me with coarse, sweet abrasion like that of a cat's tongue. With her continuous lamenting, kvetching, her vegahakes, schleppers, paskudniakes, her litany of curses sounding as if stolen from nature itself. And hardly a word did I understand until years later that she'd raised 9 children, but the one she loved most was the 10th, who'd been born after Grandpa Morris died, and she went to bed with the Puerto Rican butcher on Rivington Street, and in Shanda, that he had knocked her up, her very own children kidnapped the child at birth from the hospital, took him to a foster home like a deposit bottle, got some cash for him, and called her Kurva and Titicus, Meshuvah boy. Gotten you, Reboyne Shaloylem, may they gain in Dredereim, her children, may their kids be born dwarves, may they and their wives and their children never find peace, not a day, not a minute, and may they die suddenly for having sold her baby, those Wahnsinn, schreckliche Sach. And she went to the room where there were nests of roaches and a stack of the sepia Forwitz newspapers, showed me the back page, a photo of a young Puerto Rican killed in the Korean War on the ground. And with the back of her hand, she slapped the edge of the paper and said, he was the son her children had kidnapped years and years ago. Oi, oi, Hatzvetik, how mad my Bubba had been driven. And now, today, I've stepped on my own mouth, and it's bitten my toes, and made me stumble and fall into the pit of blue conscience, where I first beheld the radiance of Molly Danemark, before I knew she was my very own grandmother, and felt her lift me up, up, up to her cheek, and felt her fingers scurry along my waist, hearing my scream of laughter as her voice kissed my belly, crying, Kitzel, Kitzel, oi, Shana!